Intanto dobbiamo ringraziare il prefetto perché è stato disponibile ad ascoltare le istanze del sindacato e dei lavoratori. Noi abbiamo chiesto al prefetto che vorremmo che il governo nazionale e la giunta regionale, che aveva preso degli impegni precisi con questi lavoratori, mantenessero quelle che erano le promesse che avevano fatto. Quindi abbiamo chiesto, perché l'emendamento è stato ritirato e non sappiamo perché, di ripristinare ovviamente l'emendamento nella legge di bilancio, e poi abbiamo chiesto al prefetto di attivare un tavolo interistituzionale con ANCI, con la regione e con la deputazione parlamentare di maggioranza e opposizione, per individuare un percorso che vada verso la contrattualizzazione e la stabilizzazione dei lavoratori. Noi stiamo chiedendo che vengano rispettate gli impegni e le promesse fatte nelle diverse campagne elettorali dalla deputazione regionale e dal presidente della regione Calabria. Gli avevamo detto che avremmo aspettato l'emendamento della legge del bilancio, e qualora l'emendamento non fosse passato avremmo iniziato ad alzare il livello della mobilitazione. Quindi oggi parte un percorso. Gli abbiamo detto che noi vogliamo stabilizzare i lavoratori, che faremo quello che stanno nelle prerogative del sindacato anche per aumentare il livello di mobilitazione. Aspettiamo che si attivi il tavolo interistituzionale che il prefetto ha mostrato disponibilità per attivare, e aspettiamo soprattutto che venga ripresentato e approvato l'emendamento, perché servono le risorse necessarie, altrimenti alzeremo il livello della mobilitazione, così come abbiamo fatto negli anni con gli LSU e l'EPU. Riproporremo la stessa dimensione con la stessa mobilitazione anche per questa vertenza, perché questi lavoratori non sono figli di un Dio minore, sono lavoratori che oggi mantengono gli enti, mantengono la Calabria, e quindi hanno il diritto di avere i sacrosanti diritti che gli spettano. Per quanto riguarda la vertenza tirocinanti, non lasceremo le piazze, le occuperemo sempre da qua fino a novembre prossimo 2024, fin quando i tirocinanti non avranno la stabilizzazione. Si parla di contrattualizzazione, si parla di esempi come gli LSU hanno vissuto nella merda, scusate la volgarità, 22 anni, e non abbiamo intenzione di far soffrire anche questi calabresi altri 22 anni. Vogliamo la stabilizzazione adesso e non libereremo le piazze.